Ciao, qui Eli Prandi ed il giocattolo di oggi è semplicemente bellissimo, perché oggi vedremo Wildcat, dalla linea Musk prodotta da Kennel dal 1985 all'88. In particolare Wildcat viene dalla terza serie, quella definita Racing Series, del 1987. Abbiamo già recensito altri set della vecchia linea Musk di Kennel, incluso tra l'altro il gigantesco e splendido playset della montagna Boulder Hill. Perciò, se volete sapere qualcosa di più, un'infarinatura sui Musk, vi rimandiamo ai nostri vecchi video. Oggi ci concentreremo proprio su Wildcat. Da bambini ne avevamo uno incompleto, qualche parte mancante, ma ancora funzionante. E quel rottame di Wildcat insieme agli spot in TV ci fecero capire che si trattava di una linea fantastica, così finalmente ce ne siamo procurati uno in ottime condizioni. Possiamo iniziare dalla scatola, non è enorme, come sappiamo i Musk erano una linea dalle dimensioni piuttosto ridotte, ma per le mani di un bambino non era poi neanche così piccola. Davanti vediamo subito cosa troveremo nella scatola, il mezzo Wildcat, qui in un dipinto che lo raffigura nella sua configurazione da battaglia, quindi già trasformato, e nella scatola abbiamo anche Clutch Hawks, conosciuto anche come Buddy Hawks nella prima stagione della serie animata, con la maschera. In questo caso la maschera che indossa si chiama Ditcher, lo stesso personaggio l'abbiamo già visto nella nostra recensione di Boulder Hill, ma vedremo tra un attimo chi è Clutch Hawks. Sul lato della scatola una fotografia del giocattolo, chiaramente in realtà era un prototipo, ma è così piccina che a colpo d'occhio non vedo grosse differenze dal prodotto finale. Qua dietro è esattamente quello che c'era dall'altra parte. Qui sull'altro lato abbiamo foto delle due configurazioni, come veicolo e come mezzo da battaglia. Clutch Hawks o Buddy Hawks è meccanico per i Musk ed è anche un trasformista, un maestro di travestimenti. Come detto, abbiamo visto un'altra versione dello stesso personaggino con Boulder Hill. Aveva una testolina identica a questa, cambiavano i colori, ma il corpo era completamente diverso. È interessante notare come il volto scolpito dalla Kenner fosse chiaramente quello di un adulto vissuto, addirittura delle rughe ben visibili. È insolito sicuramente al giorno d'oggi questo in un giocattolo, e già all'epoca in realtà il personaggio, così come era disegnato nella serie animata, non somigliava minimamente a questo. Era il classico volto liscio con il mento squadrato. Il pupazzetto è alto 7 cm, quindi solo 5 mm meno di un personaggino Playmobil, per intenderci. Sembra molto più piccolo perché le proporzioni sono diverse. Sono piuttosto realistiche nei personaggi Musk. E la scultura è dettagliatissima, molto carine anche le mani, una aperta, l'altra invece a pugno chiuso. Non sono concepite per impugnare, ma d'altronde un manico così piccino ad essere infilato in queste manine sarebbe stato un perno delicatissimo. Hanno dipinto anche un po' di dettagli sul personaggio, non male, naturalmente non tutti quelli che avremmo sperato, ma sul piccolo si nota poco. Una bella aquila scolpita qui sulla schiena, e le articolazioni sono quelle viste negli altri personaggi della linea, quindi muoviamo la testolina, possiamo muovere le braccia in avanti e indietro, muovere le gambe in avanti e piegare le ginocchia, quindi di nuovo potrà sedersi ottimamente nei veicoli. La maschera che Clutch Hawks indosserà in questa scatola, quindi con Wildcat, si chiama Ditcher e gli permette di scavare trincee. Gliela facciamo indossare semplicemente dall'alto, come tutte le maschere di questa linea, e voilà, ecco il nostro personaggino pronto all'azione. E qui abbiamo la star, insomma Wildcat, che si presenta come un pick-up carro attrezzi rosso, da non confondersi con un altro pick-up della vecchia linea Musk di Kenner, Firecracker, più sull'arancione, che è un giocattolo in realtà completamente diverso. Recensiremo presto anche quello, così vedremo tutte quante le differenze. Questo set viene dalla serie Racing, la terza serie della vecchia linea, perciò non abbiamo più il copyright Goodyear sui copertoni, ma solamente Musk Turbo, ed anche il mezzo stesso in realtà non è fatto su licenza, cioè non ha ufficialmente l'aspetto di un vero veicolo. Tuttavia è evidente quale fosse l'ispirazione per la Kenner. L'aspetto di Wildcat sembra essere chiaramente ispirato a quello di un vecchio Ford F350 carro attrezzi del 1980 circa. Non del tutto identico, ma siamo lì, questa volta lo hanno un pochino caricato però per renderlo più aggressivo, quindi abbiamo questa enorme presa d'aria sul cofano ad esempio. Sugli adesivi ritroviamo il logo di molti veri produttori di componenti auto. Abbiamo Monroe, Fram, Valvoline, Escort, Gamaut.
come modellino e giocattolo di un pick-up Wildcat a tutto il lusso e i dettagli che abbiamo imparato ad aspettarci dai Musk di Kenner. Copertoni in gomma, quindi corre anche molto bene. Abbiamo un sacco di cromature per i cerchioni, per i dettagli qua sulla carrozzeria. Abbiamo plastica semitrasparente per le sirene, per questi fanalini qua dietro. Questi tra l'altro sono alcuni dei dettagli che rischiano di essere rotti o smarriti più facilmente, quindi se avete intenzione di comprare un Wildcat di seconda mano, mi raccomando, fate attenzione che tutti questi pezzettini siano presenti e intatti. Sul cassone posteriore abbiamo il braccio meccanico che è regolabile in altezza, c'è questa parte dentellata zigrinata sul cassone e la gamba del braccio che ci permette di posizionarlo e fargli mantenere l'angolo che abbiamo voluto dargli. Inoltre qui abbiamo questi perni rossi sui quali possiamo incastrare il gancio da treno vero e proprio che è stato cromato, quindi insomma è anche molto bello da vedersi. Possiamo, se vogliamo, calare il gancio da traino, caricare un veicolo, qui abbiamo Thunderhawk ad esempio, e dopodiché possiamo agganciare qua dietro il gancio nella fessura che abbiamo indicato prima e portarci via il veicolo danneggiato. Possiamo aprire entrambe le portiere di Wildcat e così nel veicolo metteremo a sedere due personaggi, quindi uno solo era incluso nella confezione, ma possiamo scegliere quale amico o nemico fargli sedere accanto. Il parabrezza in plastica trasparente, quindi vediamo attraverso, stessa cosa vale anche per il lunotto posteriore, e dentro abbiamo i sedili, una leva del cambio e il volante, quindi insomma c'è anche un pochino di dettaglio all'interno dell'abitacolo. Il giocattolo è piccolino e le nostre mani non lo sono più, ma riusciamo comunque a mettere dentro il pupazzetto e possiamo immaginare che impugni stretto il volante, possiamo chiudere la portiera e siamo pronti per partire. Kenner ha voluto scavare questo spazio nel tettuccio per permetterci di inserire il pupazzetto anche con la maschera indosso, in tal caso però sarà un po' allo stretto. Dobbiamo fare ancora una cosa prima di partire in missione. Wildcat include 6 dischi in plastica arancione, come questo, e dobbiamo inserirli nella presa d'aria sul cofano, uno dopo l'altro. Ed ora, affinché la magia avvenga, dobbiamo premere questo pulsantino grigio sul lato guidatore. Dopo questo primo movimento automatico a scatto, chiaramente a molla, completiamo la trasformazione manualmente. Il braccio idraulico del carro attrezzi può essere puntato verso l'alto, rivoltato in questo modo, e diventerà un cannone posteriore. Ed allarghiamo le barre laterali del cassone per rivelare delle lame seghettate. La trasformazione ha fatto scattare dei cannoni dai fanali anteriori ed ora tutto l'abitacolo è diventato una torretta regolabile ed orientabile in tutte le direzioni. Come veicolo e come torretta, Wildcat può muoversi liberamente quando questa levetta che si trova sotto l'auto dal lato del guidatore è tutta spostata indietro. Se noi la muoviamo in avanti, invece, possiamo attivare il sistema del cannone lanciadischi. Ed ora basterà spingere in avanti il veicolo per vederlo sparare una raffica di dischi dal paraurti anteriore. Saranno sufficienti per abbattere il Vampire? Per tornare in modalità veicolo abbassiamo l'abitacolo e ci aiutiamo, se non scatta da solo, lo fermiamo con il pulsante. Ecco qui. Ed anche come veicolo sarà ancora in grado di lanciare i dischi. Beh, che dire, Wildcat è fantastico, una bella plastica lucida e cromature e un giocattolo brillante, ruote in gomma. È veramente divertentissimo, la trasformazione è spettacolare, il sistema lancia dischi è molto divertente, il personaggino possiamo sederlo all'interno, abbiamo 2 posti, quindi quando abbiamo altri set dei Musk possiamo mettergli qualcuno accanto, insomma è veramente divertentissimo, è un giocattolo che abbiamo in qualche modo già apprezzato quando eravamo più piccini, quindi sappiamo di cosa stiamo parlando. Come detto, presto recensiremo Firecracker, un altro pick-up dai Musk di un colore simile a questo per molti versi, un giocattolo analogo ma in realtà completamente diverso, non c'è nessun riciclaggio, quindi varrà la pena di vederli l'uno accanto all'altro. Si trattava insomma di una linea nella quale Kenner mise un sacco di impegno, non sappiamo quanto fossero costosi rispetto ad altre linee di action figure, ma decisamente il prodotto finale è ben più complesso, elaborato e sofisticato di quanto si vedeva sulle varie linee di Batman degli anni 90.
E come sempre, se il video vi è piaciuto potete cliccare qui su mi piace e condividerlo, mentre troverete un'infinità di altri video dedicati ai giocattoli vecchi e anche varie altre recensioni dei mask iscrivendovi al nostro canale e cliccando qui sul bollino blu Liprandi. Ciao!